È stato un primo anno di lavoro molto complicato quello che si è trovato ad affrontare il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, un anno segnato dalla pandemia e da tutti i problemi che ha comportato sul territorio. Indubbiamente un anno molto, molto impegnativo, però l'aspetto positivo è la collaborazione che c'è stata da diversi livelli di governo, non solo, ma anche con le associazioni di categoria, con i sindacati, con i rappresentanti degli esercenti, degli esercizi commerciali e soprattutto il grande lavoro di coordinamento e di raccordo con le forze dell'ordine. Quindi voglio ringraziare in modo particolare il questore, il colonnello Gambardella e il colonnello Crisola della Guardia di Finanza, oltre che tutte le polizie locali. C'è un problema che è stato particolarmente significativo da affrontare nel corso di quest'ultimo anno? Ma particolarmente significativo per gli interessi coinvolti e le decisioni che sono state prese sulla scuola, sul trasporto scolastico, quindi il dover coordinare diverse esigenze sapendo della rilevanza degli interessi importantissimi che venivano in rilievo. C'è un obiettivo a cui ha pensato per il proseguo del suo mandato? L'obiettivo è continuare a lavorare su questi temi, ma anche sviluppare di più le tematiche culturali sulle quali per quest'anno, per motivi legati ovviamente alla pandemia, abbiamo potuto lavorare meno.